e si rinnova una grande emozione per il carro numero uno, famiglia Puchetti Vincenzo. Sì, questa è una festa che coinvolge tutta la cittadinanza di Larino. Negli anni 70-80 erano forse diventati pochi carri, insomma, 70-60, insomma. E si diceva una volta che man mano che dovevamo andare avanti andavamo peggiorando, invece con grande stupore sembra che siamo arrivati a 120 carri, forse pure qualcuno in più, insomma. Quindi è una tradizione che ci coinvolge tutti i larinesi, dalle famiglie più vecchie ai più giovani, insomma, cioè, tutti quanti siamo consapevoli, insomma, che questa festa è una festa proprio che la sentono tutti i larinesi veraci. Ecco, il carro numero uno è anche il carro più antico, a quando risale? Questo carro risale prima del 1900, diciamo 1850-60, insomma. Quasi oltre 150, no, di più. Di più, insomma. Però i dati certi, insomma, cominciano dal qualche anno prima del 1900, insomma. Quindi con precisione, perché tanti dati non si sa, a me li faceva mio bisnonno, quindi che si chiamava Antonio, dopo è passata insomma, di figlio in figlio. Insomma. Ecco, ora tutto è pronto, ci si prepara per tornare in cattedrale. Domani la solennità di San Pardo. Sì, domani è una festa bellissima dove escono tutti i santi della diocesi di Larino. San Pardo, San Primiano, tutti i santi, insomma, e si fa la sfilata per il centro storico dove San Pardo viene portato a spalla e questo carro porta le ossa di San Pardo e il 2 porta San Primiano e si sfila per tutta Larino, insomma. C'è un momento suggestivo quando poi tutti i campanoni vengono, come dire, azionati tutti insieme. Tutti insieme, quando passa il santo, insomma, stasera, quando arriviamo vicino alla cattedrale, tutte le campane suoneranno al passaggio di San Primiano. Effetto molto suggestivo. Sì, non so. Non si può descrivere. Descrivere, bravo, sì, sì, sì. E per il carro numero 2 incontriamo Michele De Notaris, si rinnova una grande emozione, voi proprio avrete l'onore poi di portare San Primiano durante, sì, la processione. Giorno 27, e partiamo da Larino, arriviamo qua al cimitero con San Primiano e poi riscendiamo così. Carro numero 2 a quando risale? Sono 3-4 generazioni, di preciso l'età non la so, comunque dai bisnonni. Si perde nel tempo. E ora pian piano ci si dirige verso la cattedrale con una suggestiva fiancolata. Sì, adesso ripartiamo da qua, poi accendiamo le fiaccole e si rientra al centro storico fino a lasciare a San Primiano giù in cattedrale. Carro numero 3, famiglia Di Lena, noi incontriamo Sante Scardera che insieme a parenti e amici ha condiviso questa tradizione. Tenete molto alla festa di San Pardo? Sì, noi ci mettiamo moltissimo, è una festa che l'abbiamo dentro al cuore. Bene, tu sei reduce anche di un'importante premiazione avvenuta a Roma, perché hai avuto modo di imparare, di apprendere il canto tradizionale, quello della Carrese di San Pardo, vero? Sì. E allora non possiamo non chiederti di ascoltare una o due strofe di questa canzone, come diceva anche un altro ragazzo larinese, è più una poesia che una canzone. Ascoltiamo. E sono parda, vuole il sonora. Tocca carriera mia, su carra d'amora. Incontriamo la signora Grazia, un'emozione ora tornare dalla chiesa di San Primiano poi alla cattedrale di Larino. Sì, sì, come ogni anno noi facciamo questo percorso e siccome siamo uno dei carri più antichi, diciamo, sono circa 200 anni che
allestiamo questo carro, quindi insieme agli ultimi cari andiamo al cimitero per prendere San Brimiano e portarlo giù in cattedrale. E quest'anno il carro numero 10 festeggia un importante anniversario, quello dei 120 anni dalla Costituzione. Noi incontriamo Giuseppe Baiocco, quindi si rinnova una doppia emozione, potremmo dire, in occasione della festa di San Pardo. Sì, questo carro nasce nel 1897, non era questo ovviamente il primo carro. Mia nonna, mio nonno veramente lo fece con le pecore e era di dimensioni molto più ridotte. Dopo questo carro ce ne sono stati altri due, questo è il quarto praticamente, e risale agli anni 50, ai primi anni 50, da mio zio che è tornato dall'America e ha fatto questo carro qui. Come si vive questa giornata, queste giornate? Vediamoci un clima di festa e condivisione. La cosa che ci fa più piacere dopo due anni di pioggia ininterrotta è stato proprio questo sollievo che abbiamo provato nel fare questa festa senza una goccia d'acqua. Ed è molto suggestivo, davvero coinvolgente anche per chi non è di Larino. Sicuramente, io sono venuti gli amici miei che non vedevo da quasi 50 anni, uno di questi è di Cattolica, di Rimini, vicino a Rimini abita, che non vedeva questa festa da 50 anni e mi ha raccontato delle cose che non ricordavo nemmeno io, perché il colmo è questo, che noi di Larino certe cose ce le dimentichiamo, quelli che stanno fuori, gli emigranti magari, ricordano dei particolari ancora meglio di noi. E Pardo Antonio Petrarca, possiamo dire che è il carrista più anziano qui a Larino. Immagino che io ho 90 anni e 7 mesi e 23 giorni. Immagino se posso essere il più vecchio carriere. San Pardo nel cuore. San Pardo per me è la fine del mondo proprio. Utile dentro il sangue, dentro l'anima, è una cosa grossa. Per me San Pardo non finisce mai. Com'è andata la doma degli animali? Abbastanza bene, sempre bene. Sono proprio come una grande famiglia, potremmo dire. La stalla dove escono queste mucche sono 7 paia, 9 paia quest'anno. Ora ci avviamo verso la cattedrale. Sì, muoviamo la cattedrale, facciamo fare l'inclino e andiamo a chiesa. Le mucche fanno l'inclino e poi aspettiamo e ce ne andiamo a casa e finisce. Per stasera, domani si ricomincia di nuovo, dopo domani di nuovo, quindi sono sempre 3 giorni. In compagnia di zio Pardo concludiamo anche questo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla festa di San Pardo a Larino. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96, anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 749. Allora zio Pardo, non ci resta che dire viva San Pardo. Bravo, 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 viva San Pardo, sempre.